A Cosenza, una chiesa gremita di pellegrini ha assistito alla Santissima Messa celebrata dall'Arcivescovo Metropolita di Cosenza Abisignano Francesco Nolè in onore di San Francesco di Paola, dove nel corso della cerimonia è stato offerto l'olio per l'accensione della lampada votiva che arde tutto l'anno dinanzi al simulacro del santo drammaturgo e consegnata dalle mani del sindaco di Cosenza nelle mani del santo compatrono la chiave della città. Devo dire che per me è un momento ancora più emozionante quest'anno perché per la seconda volta, per il secondo mandato, nel 2011 fu la mia prima uscita ufficiale, quella della consegna delle chiavi al santo, fu la prima uscita con la fascia da sindaco, così avviene anche oggi, nel 2016, con questa investitura. Addirittura la data dell'elezione è coincisa con la festa del santo, è stata spostata di una settimana e quindi anche questa volta è stata la mia prima uscita pubblica. Non ci può essere migliore uscita pubblica per un sindaco. E questo affetto da parte dei cittadini io li ringrazio moltissimo. Non c'è un sindaco più soddisfatto, più fortunato di quello che ha un affetto così no, esteso e così anche partecipato da parte dei cittadini che amministra. Quindi io sono veramente orgoglioso di questa città, ma sono anche grato moltissimo a tutti i cosentini perché non solo mi hanno dato questo voto ma di preferenza, ma anche perché proprio hanno con me questo legame che è assolutamente un legame che mi dà maggiore forza ma anche maggiore responsabilità.